Sindaco Luigi Lucchi, anche la scuola materna ed elementare di Ghiare sembrano che abbiano un rigoglio nuovo, non è vero? Certo, la scuola materna arriverà addirittura a 15 bambini quando sarà a ritmo pieno. Le elementari stanno andando bene, anche se fatichiamo ogni anno a mantenere la scuola di Ghiare, ed è un grande privilegio per un sindaco dover fare l'apertura dell'anno scolastico in due scuole, quella di Berceto e quella di Ghiare, che siamo riusciti a mantenere. Questo mi fa particolarmente piacere perché è un servizio ovviamente importante. A Ghiare, tra l'altro, visto che c'è anche la scuola materna e una certa disponibilità da parte dei genitori, riusciamo anche ad avere la mensa. E quindi ci fa piacere compiere gli sforzi che stiamo facendo per mantenere due edifici scolastici, ma è un servizio indispensabile alla nostra comunità. Ecco, poi particolarmente i ghiaresi sono orgogliosi della loro scuola qua nella frazione. Certo, è una cosa molto comoda e i bambini hanno la possibilità di studiare, di imparare nel proprio paese senza cominciare a fare i pendolari già da piccoli, e questo qua è una cosa molto importante. C'è anche da auspicare che non siano mai dei pendolari, ma che poi possano trovare le attività o i lavori anche moderni nel loro paese Ghiare. Ecco, c'è da dire che la scuola di Ghiare non copre solo il territorio di Bercetese di Ghiare, ma fa un po' da imbuto per tutto il territorio circostante. No, molto 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 limitato questo ruolo, che potrebbe invece anche accrescere, però è limitato proprio a dei piccoli gruppi di case che, anche se sono in altri comuni, come può essere Basilica, come può essere qua vicino a Valmozzola, preferiscono magari venire a Berceto che andare a Borgottaro o Solignano, ma però stiamo parlando di due bambini. Ecco, lei che speranze ha per la scuola, in conclusione, per la scuola di Ghiare? Ma io spero non solo di mantenerla, ma anche di cercare di migliorarla come edificio, di tenerla anche più in ordine, anche se non è una cosa semplice. Poi il mio grande desiderio sarebbe di riuscire a amalgamare di più i cittadini di Berceto con quelli di Ghiare e viceversa, per rafforzare anche le medie, per far sì che i bambini di Ghiare, le medie, non vadano a Solignano, che ovviamente è molto più comodo anche per i genitori, ma che vengono poi a scuola alle medie a Berceto, per avere una comunità che si conosce di più, perché quando si ci conosce durante l'infanzia, poi sono rapporti che si mantengono per tutta la vita.